Ci troviamo insieme al direttore del giornale dell'Umbria, Giuseppe Castellini, e al professor Giancarlo Seri. Professore, qual è il significato di celebrare, dopo 700 anni, la morte di un innocente mandato a rogo, cioè Jacques de Molière? Sì, 700 anni non sono molti in realtà, è una grande ingiustizia, è il risultato di conflitti che ancora oggi ci sono nella nostra società civile, e il conflitto fu proprio molto aggressivo nei confronti l'uno dell'altro tra il potere regio e il potere papale. C'era da una parte Filippo il Bello che voleva assolutamente non soggiacere al potere papale, ma dall'altra il nostro pontefice, tra l'altro eletto qui a Perugia a pochi passi da questa sala, e questo pontefice cercò di proteggere il suo potere nei confronti di Filippo il Bello. Dunque questo conflitto ha portato a questa condanna, che però di un innocente, ma anche di una persona tutto sommato. Infatti, chi era Jacques de Molière? Jacques de Molière era il gran maestro dei Cavalieri del Tempio, che avevano giurato fedeltà sia alla Chiesa sia al Pontefice. E dunque, questi Cavalieri del Tempio subirono questa condanna tutti. Perché nel mille... Una cosa un po' assurda, sono passati dalla ragione al torto. Sì, dalla ragione al torto, che però alla fine è rimasto così, perché questi Cavalieri del Tempio, dopo un lungo interrogatorio da parte di una commissione dei cardinali, non trovarono colpe, ma nonostante tutto furono condannati al rogo. E questo, il verbale di questa confessione, è la famosa pergamena di Chinon, che si trova in Vaticano, che da poco è stata portata all'attenzione degli studiosi, dove in realtà non ci furono colpe. Ecco, voi avete creato una giornata di celebrazioni e fantastica, sì. Fra poco vedremo le immagini, di cui il direttore è stato il moderatore. Sì. È stata un'esperienza molto bella perché intanto i Templari poi hanno transitato nella storia e ancora oggi sono, diciamo, personaggi, un ordine, un insieme di valori anche che suscita sempre grande interesse e anche di mistero, se vogliamo. Eh sì. E quindi è stata un'occasione utilissima perché nelle varie relazioni è uscito fuori sia la prospettiva storica dei fatti come sono avvenuti, di questa eliminazione, perché tale fu non solo di De Molay, ma anche di tutta la struttura templare, tra l'altro furono espropriati di tutto, erano ricchissimi. E Filippo il Bello incamerò, Filippo il Bello, che il cui regno insomma aveva bisogno, non se la passava bene dal punto di vista economico, ingrassò le proprie entrate proprio attraverso questi espropri. Poi però ci sono stati anche tanti altri aspetti. Il pensiero dei Templari, il simbolismo dei Templari, la spiritualità dei Templari, l'esoterismo dei Templari, i motivi che potrebbero avere in qualche maniera messo in contrasto con il Papa e quindi le loro eventuali contaminazioni con spiritualità dell'Oriente. E questo che poi addirittura hanno un rimbalzo nella rivoluzione protestante, perché il contatto, c'è stata una bellissima relazione in questo senso con la scuola di Alessandria, con la gnosi alessandrina, in qualche maniera fa temere probabilmente alle gerarchie vaticane che si possa arrivare a un rapporto tra uomo e Dio con meno mediazioni e quindi con la minore importanza della struttura gerarchica. E questo potrebbe aver creato, diciamo così, un timore del Papa, perché si trovava un ordine che aveva perso la sua funzione, diciamo, di guardiano, di protettore dei pellegrini in Terra Santa, perché dopo l'ultima crociata era chiaro che la Terra Santa non sarebbe stata, e che rimaneva armato, forte e per di più in odore. Però è chiaro che fu di una violenza inusitata, tanto che probabilmente, l'ha detto proprio nel
l'intervento, il professor Seri, probabilmente il Papa non voleva arrivare a un eccidio del genere. No, non voleva. Ma Filippo il Bello, sì. Sì. E il Papa piegò la testa a Filippo il Bello. Tanto questo è il Papa, quello che porta il papato in Francia. Sì. Era un po' un Papa debole a livello... Ma debole, evidentemente... voleva da una parte difendere il potere papale, questo esercizio di sovranità, dall'altra però doveva soccombere, perché Filippo il Bello le armate ce l'aveva lui, le armi ce l'aveva lui, e quindi doveva assolutamente politicare, insomma. Trovare una via di mezzo. Certo è che l'ha trovata male, perché alla fine, dopo un'inquisizione, dopo anni di attesa del giudizio finale, con l'interrogatorio, noi l'abbiamo anche studiata bene, questa pergamena, non risulta nulla. Ma in effetti però i Cavalieri del Tempio c'avevano dei segreti, ma che nulla avevano a che vedere del conflitto tra il potere regale e il potere papale, perché quando loro si costituirono a Gerusalemme, nelle scuderie del tempio distrutto, trovarono qualcosa di sicuramente sconvolgente, e questo si è tramandato fino al punto che alla fine poi ne è venuto fuori, ma dopo molti anni, con le fantasticherie del romanzo di Dan Brown, e quindi però questo è un altro discorso sul quale si potrebbe tornare più avanti a parlare. Magari lo spiegheremo più in un altro convegno. Benissimo, allora possiamo far guardare le immagini di quella splendida giornata? Sì, possiamo passare al servizio. Ci troviamo insieme al professor Rinaldo Thieri, che ci spiegherà il vero peccato dei Templari. Ma sì, su questo argomento si è dibattuto in questa serata, in questo incontro, cioè se vi fu un peccato dei Templari e se possiamo considerarlo tale, considerando che l'accusa che fu fatta ai Templari fu quella di eresia. E su questa eresia ci sarebbe da discutere, se effettivamente vi fu eresia e quindi vi fu peccato, oppure no. Bene, l'eresia in qualche modo, a mio modesto avviso, in qualche modo vi fu,
E fu un'eresia di tendenza gnostica. Di fatto la gnosi, che era questa tradizione filosofico-religiosa che proveniva dal lontano Oriente, dall'Iran in particolare, dalle tradizioni di Zoroastro e di altri, aveva preso piede in Alessandria d'Egitto nel III, IV e V secolo d.C. Bene, questa tradizione si diffonde nello stesso periodo, in concomitanza con il cristianesimo nascente. E il cristianesimo nascente viene fortemente permeato da questa tradizione, da questa cultura. Molti aspetti della liturgia, molti aspetti della tradizione filosofica cattolica, cristiana, sono di origine gnostica, hanno radici comuni. Bene, questa gnosi, questo gnosticismo, questa visione del mondo, in modo particolare dell'emanazione dall'uno tutto verso la materia e quant'altro, era molto diffusa all'interno della Chiesa, molto più di quanto noi pensiamo. E perché viene negata poi? Ma viene negata perché, facciamo una premessa innanzitutto, la gnosi e questa tradizione gnostica non era estranea al mondo della Chiesa, anzi conviveva, però alcune derive gnostiche, come i catari per esempio, i catari albigesi nella Provenza, furono condannati duramente e perseguitati dalla Chiesa, quindi ci fu questa grande contraddizione. La Chiesa aveva al proprio interno una tendenza o una presenza gnostica più o meno velata, contemporaneamente però condannava le derive gnostiche, questa fu la grande contraddizione. I Templari si trovarono a cavallo di questo momento, secondo me, e i Templari in qualche modo furono influenzati dalla gnosi in maniera abbastanza forte, sia per i contatti col mondo islamico a Gerusalemme, col mondo dei Sufi, che erano questa setta islamica tipicamente gnostica, sia nella Spagna, dove combattevano i musulmani anche lì e venivano a contatto con le filosofie di Avicenna, di Averroè, due grandi filosofi dell'Islam, tutti e due con forte tradizione gnostica. Bene, questo contatto ha portato anche nel mondo templare una deriva, quella che io chiamo deriva gnostica, cioè ci furono dei cambiamenti nel pensiero, nell'ideologia, nella liturgia, nel mondo templare che portava verso una gnosi. Consideriamo che la gnosi, che vuol dire conoscenza, e quindi attraverso la conoscenza si arriva a Dio, questo è il messaggio che ci dà la gnosi, non prevede mediatori tra l'uomo e la divinità, quindi non prevede la figura del sacerdos, cioè il sacerdote che media. E forse è per questo che la Chiesa, probabilmente su questo non c'era grande accordo, probabilmente perché smitizzare la figura del sacerdote, cioè del mediatore tra l'uomo e Dio, creava dei grossi problemi alla Chiesa cattolica, la Chiesa del tempo, e quindi probabilmente questo fu uno degli elementi più importanti. E poi dovevano anche trovare una scusa per dire che questi Templari erano eretici. Certo, no? Certo, e questo fu probabilmente, le accuse furono veramente fuori del tempo, io dico, cioè nel senso che furono anche eccessive. Però al di là dell'eccesso si può ritrovare un qualcosa che può far spiegare che forse un fondamento di, tra virgolette, di eresia nel mondo templare stava avvenendo. E fu questa eresia, più o meno velata, eresia gnostica, io sostengo, che portò poi alla persecuzione, alla condanna e all'abbattimento di fatto dell'ordine del Tempio, che da allora non è più risorto, ovviamente. Siamo insieme al professor Giancarlo Rinaldi. Professore, ci parli di Papa Clemente V.
Sì, oggi ci siamo riuniti qui a Perugia per rievocare il dramma dei Templari, il martirio del gran maestro dei Templari Jacques de Molay, e naturalmente abbiamo dovuto anche dire qualcosa su Clemente V, questo papa che nasce francese con profonde conoscenze giuridiche, ma che viene eletto tale, viene eletto papa proprio qui a Perugia. Non solo, ma per i perugini c'è anche la benemerenza di aver fondato con una sua bolla pontificia lo Studium, cioè l'Università di Perugia. È un carattere piuttosto mite, vittima un po' delle circostanze di un'epoca di ferro nella quale si trovò a vivere, e per questo lui lasciò spazio al famoso re Filippo il Bello di Francia per procedere alle inquisizioni, alle torture possiamo dire, e poi al martirio di molti cavalieri templari. Questo è il motivo per il quale studiosi di varie università o anche liberi cultori di questa disciplina si sono incontrati oggi qui a Perugia nel Palazzo della Provincia. Forse la lezione dei Templari ha una certa attualità anche nell'Italia di oggi. In fondo erano persone di specchiata moralità, erano cavalieri, erano persone mosse anche da profondi sentimenti religiosi e realizzavano un'aggregazione trasversale, per così dire, che movimentava anche una grande ripresa dell'economia del Medioevo. Cioè seguivano molto anche la conoscenza, volevano sapere la verità delle cose. Sì, lo statuto che li caratterizza, che fu fatto da Bernardo da Chiaravalle, stabilisce anche quelli che erano i doveri di cultura, di approfondimento, ma loro avevano anche un altro tipo di cultura che forse è più importante di quella libresca, ed è la cultura che si acquisisce viaggiando, perché i castelli dei Templari sono disseminati non solo in tutta l'Europa, ma anche nel vicino Oriente e anche in Egitto. E tra l'altro loro hanno inventato il sistema dell'assegno bancario per consentire ai viaggiatori di non portare metalli pesanti che sarebbero stati facilmente poi derubati. Con queste carte di credito il viaggiatore poteva spostarsi da un posto all'altro del Mediterraneo e riottenere i soldi che aveva depositato. Insomma, era anche una grande banca, e forse anche per questo un re avido di denaro e di potere come Filippo il Bello decise di forzare la mano di Clemente V e di procedere alla distruzione dell'ordine dei Templari per incamerarne bene. Come iniziò questo papato di Clemente V? Non è stato molto fortunato all'inizio? Iniziò in maniera molto travagliata. Poi perché Perugia? Perché Perugia era un'oase di tranquillità. Roma era lacerata dai dissidi delle più importanti famiglie gentilizie, Colonna, gli Orsini, i Caetani, mentre Perugia era abbastanza lontana da Roma per essere tranquilli, ma anche abbastanza vicina alla tradizionale sede dei papi. Sì, e prima di tutto ci fu un concilio molto lungo, ben 11 mesi, per mettersi d'accordo su questa persona che tra l'altro non era italiano, non era romano, quindi era al di fuori di questi giochi, sul francese Bertrand, che poi fu chiamato Clemente V. E nel giorno dell'incoronazione avvennero fatti molto strani, il crollo di un muro, persone che morirono sotto queste macerie, il Papa perse un prezioso rubino della sua corona, addirittura cadde da cavallo. Qualcuno ha pensato che tutti questi sono stati dei presagi di un papato piuttosto difficile e forse anche piuttosto sfortunato. Ci troviamo insieme al professor Pietro Mander, che praticamente ha spiegato che durante il periodo dell'illuminismo è ritornato un po' fuori l'ordine dei Templari, cioè si è andato un po' alla ricerca di questa mentalità, no? Sì, c'è stato tutto il XVIII secolo, è un fiorire di movimenti che si fondano sulla ragione. Da una parte gli enciclopedisti Voltaire, D'Alembert, Diderot e altri, con Dorsey, che volevano applicare la ragione ed esaminare tutto lo scibile solo alla luce della ragione. Dall'altra c'erano i mistici de Cartenhausen, per esempio, che intendevano sempre applicare la ragione, però illuminata dalla luce divina, e cercare il divino attraverso sempre l'uso della ragione, però.
Ora, in inglese li chiamano i primi Enlightenment, questi altri Illuminist, però insomma è la stessa cosa. In effetti tutti volevano usare la ragione, anche se su direzioni diverse. Un po' come facevano i Templari. Sì, cioè, e questo è strano perché la cavalleria è morta un paio di secoli dopo che erano morti i Templari, però in quest'epoca, o per la diffusione grande della massoneria, e per il desiderio, c'è stato il famoso discorso di Ramsay, che però non parlava di Templari, parlava di Cavalieri Crociati, e si è cercato di introdurre nella massoneria dei gradi che avessero un ascendente templare, e principalmente fra questi fu il grado Kadosh. Il grado Kadosh, che poi è il trentesimo, ed è il grado templare per antonomasia. E questo grado, che è proprio un grado di vendetta, sancisce di fatto, con l'esistenza di questo grado, si sanciscono tre principi. Uno, della trasmissione templare nella massoneria. Due, che i templari sono stati, i poveri cavalieri di Cristo, sono stati un anello di una catena plurimillenaria di tradizione iniziatica. E terzo, che il retaggio templare ha potuto sopravvivere in Scozia, presso gli Stuart. Gli Stuart, che hanno avuto un destino tragico, perché sono dovuti scappare in Francia, poi, no? Hanno vinto la Orange, hanno vinto, quindi... E infatti la massoneria si è diffusa in Francia, dove erano esuli gli Stuart. Tutti e tre, Cristo, i Templari e gli Stuart, hanno avuto un destino tragico. Questo, la sintesi di questi tre momenti, forse sta nel mito di Hiram, il famoso Hiram, che è il grado terzo della massoneria. Poi la leggenda di Hiram sta anche in altri gradi, nel nono, che poi è il nono, è servito come rifacimento del trentesimo, cioè il trentesimo e un nono, infatti tutti e due sono due gradi di vendetta poi, quindi, ma adesso non voglio scendere in questo, perché queste sono cose che riguardano la massoneria e non quello che noi stiamo parlando, di cui stiamo parlando. Siamo insieme al professor Fabio Marco Fabbri, che ha parlato di Papa Clemente V e anche di un altro Papa. Ci può spiegare? Sì, io ho preso spunto da Papa Clemente V, che è stato, come ho detto nel mio contributo, è stato l'ultimo Papa che ha soffiato sull'ultima fiammella dell'Ordine dei Templari, richiamando appunto un altro Clemente, che era appunto Clemente XII, che è stato il primo Papa che in sostanza si era accorto che una fiammella iniziatica si era nuovamente riaccesa. Insomma, Clemente XII, diciamo che uscì con una lettera episcopale nel 1738, dichiarando insomma quali erano secondo lui le anomalie di questo nuovo ordine iniziatico, che si era formato appunto, era nato nel 1717, che aveva come basi, potremmo dire, sociologiche l'internazionalità, il laicismo e insomma la tolleranza, intesa come tolleranza religiosa, politica, ideologica, eccetera, culturale. Eccetera. Nel complesso culturale. Ecco, chi erano queste fiammelle? Ma la fiammella che ha spento Clemente V ovviamente era la fiammella dei Templari, e come abbiamo poi ben trattato nella conferenza di oggi. E la fiammella, come ho detto prima, che si era riaccesa, era un'altra, in sostanza, gli eredi dei Templari, che comunque è l'ordine massonico, iniziatico. Però ho anche sostenuto che in quella cortina, diciamo, di tenebre che era nello spirito di Clemente V stendere nei secoli successivi al 1314, altre fiammelle
non proprio iniziatiche, ma comunque di liberi pensatori, oppure anche di post-templari. Infatti ho parlato di Janus, il riformatore boemo, che anche lui seguì una sorte simile a quella dei templari, perché anche lui fu arso per le sue idee, che tra l'altro lui non confutò, nonostante insomma gli furono contestate appunto per le sue 30 tesi. E quindi ecco, per un ideale, per un adogmatismo, Hus fu arso vivo appunto nel 1415, quindi 101 anni dopo l'ultimo templare. Questa lotta insomma continua. Questa lotta continua, ho anche accennato a Giorgio Castriota Scandenberg, che io la ritengo forse una delle fiammelle più importanti che in questo periodo di tenebre diciamo si è illuminata, perché io l'ho definito il primo dopo l'ultimo dei Templari, per la sua visione, per la visione che aveva dell'Occidente e dell'Oriente. Parlava arabo, conosceva il Corano, però aveva il crocifisso nell'anima e ha difeso, diciamo, come antemurale cristianitatis balcanica, ha difeso la cristianità dalla irruenza islamica, che proprio nel 1453 raggiunse l'apoteosi, decapitando una delle due teste del cristianesimo, che era appunto Costantinopoli. L'obiettivo era Roma, la seconda testa, l'altra testa del cristianesimo, e finché visse Scandenberg, questo posto templare, l'Islam non passò. Morto lui, poi l'Islam sbarcò ad Otranto nel 1480-81, poi insomma morì Mohammed II il conquistatore, e quindi non arrivarono a Roma solo per quel motivo. L'ordine del Demone internazionale è nato a Kansas City nel 1919, quindi sono il 18 marzo ha fatto 95 anni di ordine. È un ordine cavalleresco giovanile per i ragazzi dai 12 ai 21 anni. La cosa più istintiva che mi è venuta in mente questa sera, quando sono entrato e li ho visti, i ragazzi così vestiti, è stata la naturalezza con cui affrontano la giovanità, questa bellissima introia, che è un insegnamento per tutti noi che ormai abbiamo forse dimenticato: la spontaneità, il sorriso, l'umiltà, l'eleganza di essere semplici. Tutto qui. Buon lavoro a tutti. Grazie. Ci troviamo insieme a Nico Pellicoro, che è un attore e regista. Che cosa hai provato a interpretare una figura templare come Jacques de Molay? Beh sì, inizialmente è stata tutta una scommessa, perché il personaggio Jacques de Molay è controverso, è difficile, è storico ma attuale. E sapete, quando mi hanno chiesto, no, gli amici dell'Accademia, dell'organizzazione de Molay, mi ha detto: guarda, volevo fare sta cosa. Per il personaggio non lo conoscevo, se la storia, ma non ha della verità tantissimo, e quindi in pochissimi giorni ci sono dovuto entrare dentro, cioè proprio conoscere il tempo. Infatti nel riprodurre mi era venuto il dubbio se era sufficiente soltanto fare de Molay nella prigione di Parigi, oppure inquadrarlo nel tempo. Infatti hai fatto un'introduzione anche molto simpatica, perché cioè, la storia è veramente terribile, sì, però sei stato veramente grande a renderla simpaticissima. Sì, infatti proprio perché era terribile la storia, quando c'era il personaggio, poi vedendomi nella prigione di Parigi, di notte muore il rogo, il barbiere, il tradimento, non era facile. E quindi in qualche maniera poi lo guardavo nel tempo.
E infatti mi venne su sta cosa, pure a sto grosso processo che poi via via studiandolo mi aveva affascinato questa cosa, questi processi un po' per burla, no? Infatti lì per lì quando dissi, ma sai, io guarderei due cose, così come è stato per non tradire il momento che si vuole vivere del personaggio, ma anche quella che era il tempo. Devo dire, alcune situazioni erano attuali e da qualche parte mi facevano sorridere perché è possibile vederle con ironia, poi erano molto attuali molto, perché presenti. Diciamo che e infatti assomiglia preghiera... molto ai nostri politici, bello e Clemente V. Già, capito? Erano effettivamente dei personaggi che intanto riguardavo attraverso gli occhi di Jacques de Molay, perché mi hanno detto devi fare Jacques de Molay. Parola, insomma, anche perché poi fisicamente io che ho 29 anni quindi dovevo interpretare questo e che poi era un personaggio vivo, ora noi l'abbiamo ricordato nella seconda parte come un personaggio che chiaramente era negli ultimi momenti della sua vita, perché però io non voglio tradire, dico che i miei erano innocenti, preferisco il rogo e vado. La sua energia poi gli ha permesso le maledizioni dei Templari che poi, ecco, si sono avverate, quindi energia da vendere quest'uomo ne aveva ancora, e però d'altra parte già che è stato preso a simbolo di questa organizzazione di ragazzi, che poi questi ragazzi mi hanno aiutato con le candele, abbiamo soffiato sulle fiamme, che l'idea era, ma dobbiamo sempre stare sulle fiamme, no? Ad ardere, a bruciare, oppure dobbiamo inquadrare qualcosa di nuovo. E allora così parlando con i ragazzi, dice, ma come la vedete? E ti tocca dare un'altra possibilità. Allora abbiamo detto facciamo sì che dalle fiamme, che adesso rogo nasca una speranza, ecco perché chi ha negli occhi lo sguardo di chi guarda lontano la speranza per i giovani e il loro futuro, abbiamo voluto finire così. Ce ne vuole sempre tanta, la storia ci insegna questo. Assolutamente, era un po' un esperimento, io ho pensato addirittura un azzardo perché non sapevo se i miei ospiti avrebbero gradito questa cosa vista... E come dire, un po' per burla e un po' per non morire un'altra volta, l'ho messa così. E ho visto che hanno apprezzato, sono stato felice di questo, così come anche vivere questa storia dei Templari che è sempre stata affascinante per tutti, questo tesoro, che poi è bello, mi è piaciuta la soluzione, che poi non è la mia idea perché è così, preso in un testo, no, di quello che erano gli ultimi momenti di Jacques de Molay, quello dove lui dice, sì, ma il tesoro qual è? Quello che portavo sui cammelli, i soldi, i quattrini, gli ori, oppure quel testamento spirituale che voleva lasciare... I veri valori. Sì, e quello è stato assolutamente che mi ha permesso a cuor leggero, insomma, con fiducia, di dire, beh, possiamo guardarlo ieri, guardarlo attraverso l'oggi, un po' per burla verso i malvagi, farci una risatina, però non toglierci niente a quel momento intimo di riflessione che insomma, spero sia stata vista così. Ma questa è una storia di oggi, modernissima. Questa è una storia di economia, di politica. I segni essenziali sono una calcolatrice, segni molto comuni. Un altro segno è... Scusi, ce l'ha una carta di credito? Pure se ce l'ha una carta. Mi serviva solo per farla vedere, comunque portata la mia. Ho visto un sospiro di sollievo. Manca un altro pezzo. Però siccome ora il telematico è dematerializzato, non c'è fisicamente, che è l'F24. Filippo il Bello, detto il Bello, non sa che
Qualche testimonianza dice che addirittura quando ascoltava le persone in una specie di gufo, guardava, sentiva parlare, poi a un certo punto diceva eh? Poi dopo ritornava indietro e faceva i danni. Insomma, comunque era bene, così si diceva, re di Francia per professione, però ti voleva fare il cavallo. Immaginate se ci riusciva, Filippo il Bello avrebbe chiamato Pio Tutto. Poi ha fatto un pasticcio con i numeri. E quello che passerà alla storia è la legge importante, il numero 13, il numero 17. Oh, Filippo il Bello non ne ha sgarrato uno. Tutti lui l'ha inventato. Aveva cominciato così Filippo il Bello, un grande economista, che a un certo punto quando arrivò a regnare il suo primo problema era, aveva 17 anni. Aveva 17 anni, sfiga. Diminuisco nelle monete il tenore d'oro. La prima svalutazione della storia. Le monete che dicevano che essere d'oro, come le palline della Valtour. Filippo il Bello ha detto forse così funziona. Se ne sono accorti, l'hanno scavato. Filippo il Bello allora dice, è un disastro. E allora dice, il primo concorso di manager nella burocrazia. Anche perché Filippo il Bello fu quello che inventò la burocrazia. Prima c'era il monarca, era facile. Comando io, stop, no, Filippo il Bello dice no, ciò non basta, ma chi tocca a fare? A buon burocrazia, d'accordo? Dice facendo il concorso, qui, le concorso, ah, la bagno per le tasse, eh? Rositava, perché la banca non paga le tasse? Perché la banca dei templari? I templari erano esentasse, la carta di credito l'hanno inventata i templari, perché quando erano in terra santa per far passare i pellegrini a entrare per terra santa, la prima cosa che inventava cinque trombate, che lo facevano indovinare per far cassa, no? E allora ha detto facciamo così, vai alla banca templare, adesso i soldi, con una pergamena, tu vai in terra santa, ti fai una passeggiata, fai la tua gita, quando torni dai quei soldi per i soldi. Dove ti pare? La prima vittua avvenne nel mondo, non muore. Che faccio? Dove compro? Compro a Gerusalemme, sì, dove spendo? A Oslo! Me li cambiano? Sì! Non sbaglio che ha fatto dei voleri. È stato che quando è tornato alla Terra Santa, quando ormai i templari in Terra Santa non avevano più da combattere, è tornato in Europa, c'erano i banchieri, no? Si è fatto vedere col corteo. Tanti cavalieri con cavalli con midoro. E Filippo il Bello, che aveva invitato Giacomo Molè al funerale della sorella, ha visto arrivare sto corteo che gli passavano davanti tutti questi tesori e ori, e ha detto ma c'è qualcuno della finanza che calcola l'IVA, la percentuale dell'IMU? Un'ora all'altro, io sto aspettando gli ambasciatori del Papa perché voglio parlare con loro e dire tutte le mie ragioni. Questa notte manco un'ora all'altro, viene il barbiere per darmi una piccola sistematina, non alla barba, un cavaliere templare con taglia alla barba, una giustatina ai capelli, giusto per essere un po' più presentabile, questo sì. Taglia, appena un po'. Barbiere,
Sei barbiere, sì, è maestro. Questa storia è storia triste, storia di ingiustizia, storia di morte, storia di tradimento. Ma noi da questa storia dobbiamo trarre degli insegnamenti diversi. Abbiamo qui, ragazzi, parlo di amore, amore filiale, amore per tutte le specie di tempo, parlano di cortesia, di lealtà, e parlano di amicizia, di rettitudine, di patriottismo. Se questa sia storia deve servire alla speranza dei giovani, se no fumo morti in vano, perché la loro speranza è quella che chi spera cammina, non sfugge, si incarna nella storia, non si alieta. Alla grinta del lottatore che non si rassegna di parlare, alla passione del veggente, non la reabilita di chi si lascia andare, progetta il futuro e non lo attende soltanto. Ha negli occhi lo sguardo di chi guarda lontano.